Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Tutto il Consiglio regionale si è stretto nel cordoglio per la tragica scomparsa del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Noi abbiamo deciso di ricordarlo con questo videomessaggio ai Toscani in occasione dell'ultima Festa dell'Europa. Desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti. Congratularmi con la Commissione Europa del Consiglio regionale per aver promosso e organizzato questa seduta solenne. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace che ci ha accompagnato per oltre 70 anni. Mai come in questo momento risuonano attuali le parole, in particolare, di Robert Schuman. Quando, nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione, gli scrisse: L'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto. La forza di quelle parole. Attraversa la nostra storia comune, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento eh, davvero complesso per le nostre comunità, per l'Unione europea e per il mondo. La drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque, lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità. E non è più Accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso, il Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. In questo momento storico è fondamentale agire insieme, proteggere la nostra coesione sociale, incoraggiare un'Europa a discutere, a fare politica, a cercare convergenze vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria comunità. La politica non può essere per pochi. E in questo senso, credo che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti davvero una valida occasione per stimolare e coinvolgere le nostre opinioni pubbliche la democrazia si basa sulla partecipazione. E noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli. Questa iniziativa si sostanzia attraverso la partecipazione diretta delle istituzioni nazionali e locali, della società civile, dei giovani, delle università, delle imprese, del mondo del lavoro e vuole essere un momento di ascolto ma anche di elaborazione di idee. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani. Oggi, più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti. E credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. Sono passati dieci anni dalla tragedia della costa Concordia. Un anniversario che il consiglio regionale ha voluto ricordare con un evento a cui ha preso parte anche il comandante, adesso senatore Gregorio De Falco. Siamo qui per ricordare, per aprire il nostro armadio della memoria. È stata una scelta che abbiamo voluto fortemente nel 2017. Quell'armadio della memoria che serve a tenere insieme quello che è stato e che vogliamo riaccada, riaccada più il decimo anniversario del naufragio della Costa Concordia ma è anche la giornata delle vittime della Costa Concordia che fu istituita nel 2015 noi abbiamo voluto abbiamo fatto questa scelta nella scorsa legislatura che è quella di raccogliere testimonianze video, immagini in tutto in formato cartaceo ma anche digitale Digitale. Lo abbiamo fatto per la strage della Costa Concordia, lo abbiamo fatto per quello che è accaduto nel Moby Prince nel 1991, per la strage di Vereggio del 2009 e abbiamo un luogo, un luogo fisico dove i cittadini della Toscana possono andare a toccare con mano purtroppo la disgrazia e le tragedie di quei giorni. E fare in modo che si crei una cultura collettiva perché quello che è accaduto non accada mai più. Credo che oggi ricordare, in questo momento essere qui, confrontarci, debba servire a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Tutti abbiamo negli occhi la pancia della concordia appoggiata sugli scogli dell'isola, eh, quelle immagini fecero letteralmente il giro del mondo. Eh, l'isola del Giglio e quella costa meravigliosa di fronte all'Argentario si risvegliarono nel dramma, scialuppe che facevano la spola con Giglio Porto per raccogliere le persone che scendevano nel buio delle scalette sullo scafo, eh, la paura, il gelo, eh, la preoccupazione di non sapere cosa stava accadendo, a volte eh, risentendo le parole. Eh, di chi in quel momento guidava la Concordia, la sottovalutazione anche o almeno il voler cercare di mandare messaggi rassicuranti all'esterno, che in quel momento mh, forse non era la, la soluzione migliore perché non davano a chi doveva intervenire chiarezza di tutto quello che stava accadendo. Ci consente di, di ricordare una tragedia enorme come quella del, della Concordia avvenuta appunto dieci anni fa. Dieci anni da quella notte, quando la, la gigantesca eh, nave da crociera Costa Concordia, con a bordo 4.229 eh, persone, salpata da, dal porto di Civitavecchia per una crociera, quindi per un momento di, di vacanza, di svago nel Mediterraneo, venne bruscamente interrotta nelle acque dell'isola del Giglio. Come ricordava erano le 21.45, eh, l'imbarcazione urta uno scoglio eh, che procura una, uno squarcio di 70 metri sul lato sinistro dell'imbarcazione dell con il conseguente eh, allenamento della, della nave, peraltro rimasta adagiata eh, su, su uno scoglio eh, della, a largo dell'isola del Giglio. Per, per due anni e mezzo finché non fu portato poi a, a, a Genova. E quindi quasi è stato per due anni e mezzo come un cetaceo che rimane, eh, che rimane eh, spiaggiato e visibile non soltanto dall'isola del Giglio ma da diversi, da diversi posti della, della, nostra, della nostra marimba. Eh, a bordo c'erano, come dicevo, 4.229 eh, persone, di cui 32 persero la vita. Ecco un fatto quello che è eh, accaduto improvvisamente eh, nelle acque del nostro mare, una tra tragedia che, che, che era di carattere internazionale. In quella nave c'erano passeggeri che appartenenti a 54 nazionalità. Quindi un fatto che inevitabilmente accese i riflettori di tutto il mondo. Eh, sull'isola. Ecco, rimane eh, indelebile il ricordo eh, della, della frenesia dei primi, dei primi soccorsi, la grande apprensione no, che, diven che diventa sollievo per eh, i sopravvissuti, ma soprattutto grande dolore per eh, le, 32, le 32 vittime. Intanto il tempo che è intercorso ci ha, allontanato, ci ha allontanati dai dettagli e questo ci consente appunto di rendere al meglio il senso di questa vostra lodevole iniziativa l'armadio della memoria perché per tutte e tre le vicende Moby Prince, Viareggio 2009 e Concordia adesso abbiamo quel distacco temporale che ci permette di vedere non già soltanto i vari punti di dettaglio che sono significativi sicuramente per giudicare, valutare le cose le responsabilità, le circostanze di fatto, ma ci consente di vedere anche l'insieme, diciamo, il fenomeno complessivamente che si è sviluppato. Quella notte eh, si è verificata una, una tragedia: 32 morti è stato detto. È stato detto che a bordo di quella nave c'erano oltre 4.200 persone. Ma ciò che è importante, secondo mm. me, è che oggi si può anche capire che non fu soltanto una tragedia marittima. Anzi, per caso si è trattato di una tragedia marittima, quella vicenda è la vicenda che si è creata per un'azione accelerata, come fu giustamente definita all'epoca dal procuratore Capo Verusio. Cioè quella vicenda lì, per pure accidente si è verificato a bordo di una nave non è legata alla tecnica della navigazione, anzi è una vicenda irripetibile, nel senso che senza, per così dire, lo sfasamento che ci fu nella persona del comandante, tra il proprio ruolo, tra gli obblighi e i fini del proprio ruolo di comandante, e la sovrapposizione che ci fu con il proprio interesse non si sarebbe verificato tutto questo. Se avesse tenuto presente qual era il ruolo di comandante in quella vicenda, avrebbe ovviamente avuto chiari i fini del proprio agire e avrebbe quindi cominciato un'operazione di emergenza a bordo in tempi consoni e adeguati a salvare le persone. Presentata in regione toscana la quarantesima edizione del Pinocchio sugli sci, prestigiosa manifestazione sciistica per bambini e ragazzi che ogni anno anima la montagna pistoiese. Vediamo. Siamo arrivati alla quarantesima edizione, chiaramente le finali saranno dal 27 marzo al 2 aprile in Abetone. Sono già cominciate le selezioni regionali, quest'anno, con un nuovo regolamento, peraltro e già dalla scorsa settimana dal 7 all'8 di gennaio la prima selezione in Alto Adige poi ci sposteremo su tutto l'arco alpino fino ad arrivare in Sicilia sull'Etna a Lingua Glossa e portare poi 1500-1600 finalisti nazionali in quel diabetone dove appunto si combatteranno per conquistare i 20 posti che sono attribuiti all'Italia per la finale internazionale finale internazionale la quale crediamo come tutti gli anni parteciperanno circa 30-35 nazioni e devo dire che già l'anno scorso, con questi problemi di pandemia, abbiamo avuto 23 nazioni presenti. È stato un grosso successo: è una delle edizioni sotto, sotto pandemia che ha avuto il maggior numero di nazioni presenti. Questo per noi è un successo, vuol dire che anche non solo in Italia. Con la partecipazione degli atleti nazionali ma anche nel mondo, questa manifestazione è veramente sentita. La più importante delle manifestazioni che la storia della montagna ha generato. Là dove Zeno Colò, dove eh, tutti i campioni eh, hanno iniziato con gli sci a mostrare quello che era il valore dell'Italia fin dagli anni 50. Ecco che la manifestazione per i giovani si chiamava Pinocchio sugli sci, rapporto con quello che è la Collodi che sta proprio nella più prospiciente delle valli. In questo rapporto, in, questo, in questa considerazione, ecco che il comune di Abetone, Abetone Cutigliano oggi, eh, quella che è la realtà sportiva che vede la Federazione fortemente impegnata e che contemporaneamente crea quindi dal fatto agonistico un fatto sociale, lega tutti questi soggetti per un'iniziativa, il Pinocchio sugli sci, che da Alberto Tomba a Sofia Goggia di oggi ha visto tutti gli sciatori passare da bambini intorno a quello che per lo sci è un po' quello che era i giochi della gioventù per lo sport in senso generale. Il Pinocchio naturalmente parte a Courmayeur già dal 15 di gennaio e arriverà dopo nove tappe nella sua sede naturale, in quella betone che se si guarda dal gobito ci fa scoprire quei luoghi, collodi, dove oggi la fondazione presieduta da Bernacchi svolge una funzione fondamentale di valorizzazione e promozione di quello che è il burattino più letto del mondo. Eh, 350 lingue e idiomi lo hanno caratterizzato nella diffusione di una letteratura italiana che un celebre eh, scrittore diceva... L'italiano è nato attraverso i testi a metà dell'Ottocento di tre grandi: Alessandro Manzoni con I Promessi Sposi, L'Artusi con L'Arte di Far Cuscina, e Pinocchio.